Questa era Mosul nel 2017, un campo di battaglia sterminato che ha distrutto intere città e stremato popolazioni. Mosul, Raqqa, Kobane, tanti posti segnati dalla guerra. Ora restano i segni. Susan è stata rapita dall'ISIS insieme a sua madre. Dopo mesi di prigionia è finita in un campo profughi, da sola. A lei ora non rimane nulla, se non la speranza di studiare. Ci hanno messi in una macchina. A terra vedevo che c'erano tutti i cadaveri. Hanno preso me e mia madre. Prendevano solo donne e bambini. Ci hanno separate da mio padre. L'ISIS ammazzava tutti quelli che tentavano di scappare. Noi ci abbiamo provato, ma era impossibile farlo. Poi ci hanno divisi ancora. A noi ci hanno messi in una prigione sotterranea. Ci hanno comprati. Docenti Senza Frontiere vuole continuare i suoi progetti in Siria. Il progetto L'Arcobaleno di Alan consentirà a bambini e bambine orfani di poter vivere con dignità nella terra liberata dai loro genitori a prezzo della vita. Una scuola a Kobane è già stata costruita e c'è tanto altro da fare. La mia vita qui è terminata. Non c'è più la mia famiglia. Vorrei tanto ritrovare la mia famiglia. Andare lontano da qui. Chi vorrei diventare? Un dottore.